Appuntamento stamani sotto al Ministero dei Trasporti, un folto gruppo dei 117 amministratori dell'Abruzzo con i colleghi del Lazio sono partiti stamattina presto per riportare l'attenzione sul caro pedaggio e sulla messa in sicurezza di A24 ed A25. Un silenzio assordante non è un ossimoro da parte del ministro Salvini. E Veglia Nazzaro, referente del Comitato dei Sindaci, ribadisce che si andrà avanti fino a risposte certe. Oggi ci troviamo davanti al Ministero dei Trasporti insieme agli altri sindaci di Lazio e Abruzzo che portano da quasi 5 anni avanti la battaglia contro il caro pedaggio e per la sicurezza dell'A24-25. Ci troviamo a manifestare perché il ministro Salvini non ha risposto alla nostra richiesta di incontro e neanche al sollecito. Troviamo questo veramente vergognoso. Ennesima trasferta di protesta sulla questione dell'infrastruttura ritenuta dallo Stato strategica dopo il passaggio dalla gestione privata di Strada dei Parchi all'ANAS. Dopo svariati appelli e manifestazioni in strada, richieste di incontri da parte dei 117 sindaci abruzzesi e amministratori, nulla si muove. Sono decine e decine i primi cittadini sotto il Ministero dei Trasporti, oggi guidato dal vice premier Matteo Salvini, per ribadire, oltre a no al caro pedaggio, anche maggiore sicurezza su A24 ed A25. Nessuna risposta da parte di Salvini alle due lettere inviate dai primi cittadini che in una riunione urgente avevano chiesto un incontro al MIT, pena il ritorno a manifestare, e tanto è stato. Oggi cominciamo nuovamente la battaglia e fino a quando non raggiungeremo i nostri obiettivi non ci fermeremo, perché il nostro interesse è soltanto quello di tutelare i nostri cittadini e i nostri territori. Il senatore segretario del PD Abruzzo Michele Fina ha depositato un'interrogazione sulle autostrade A24 e A25 rivolta proprio al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a sostegno della battaglia degli oltre 100 sindaci di Lazio e Abruzzo. Alla fine della giornata una delegazione dei sindaci è stata ricevuta dal direttore generale referente per le autostrade Morisco e dal consigliere Bordoni, i quali hanno recepito le richieste e chiameranno entro qualche giorno i primi cittadini per la tempistica dell'incontro con il ministro. Ma Veglia Nazzaro è cauta: se la telefonata non dovesse arrivare a breve, la protesta di certo non si ferma.